Ciao a tutti ragazzi da Core09, bentornati sul mio canale professionissimo video. Oggi le bustine hanno voglia di fare un po' di freestyle, non però il freestyle tipo rap, ma il freestyle, no, me lo sono appena inventato io perché il freestyle di acrobazia non esiste. Comunque beh, un po' di breakdance, hip hop, quello che volete. Ok, dopo che le scemenze passiamo subito con Basken, Dublade, Torchic, Figo Figo, Probobass e bicicletta. E due cordici sempre, rompi, illusori. Bene, passiamo alla quart'ultima bustina. Mamma mia che tristezza. Sono già passate 20 bustine ragazzi. Finora 2 ex ragazzi. Abbiamo fatto 3 parti finora, questa è la quarta. Finora ragazzi, le 3 parti precedenti abbiamo trovato 2 ex. Mi raccomando guardatele per capire quali parti sono e quali abbiamo trovato. Coso, altro coso, Sol Rock. Oh che bella, Edgy Slash, si chiama così? Oddio. Sì, dai, in teoria è così. Olo, bellissima. Forma difesa, se non sbaglio. Ma davvero bellissimo. Grande Olo. E Rhyperior. Lui è proprio da Rhyperior. Tipo Malfurion. Vabbè, non molti la capiranno. Ok. Passiamo a Ole, Vibrava. Ma se non faccio più battute pessime sull'imperfetto. Dribble, Grovyle, una cosa strana, Brillum e i due codici. E però qui c'ho le carte a destra che si stanno accumulando, no? Voi non le vedete per fortuna, quindi a volte mi cadono verso di qua e cerco di nasconderle. A sinistra invece ho tutte le montagne di bustine qui e non dovete assolutamente vederle, quindi io cerco di tenere questa traiettoria qui ed è abbastanza imbarazzante. Ok, se a volte mi vedete fare, ecco, dopo è un effetto un po' a onda, nel senso che più faccio così e più c'è l'effetto che mi torna indietro la reazione, sì. Azione, reazione, vabbè. Vulpix, Trico, Nospas. Oh! 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 Megaton Slam. Malzonta Gem. Sì, mega Agros. Agros, giusto. Agron, che dico? Agron, scusatemi, fail. E mega Agron X Full Art. Sì, perché le mega X qui hanno anche la Full Art. Io ho trovato mega Agron X Full Art. Mega Agros, perché mi avevo detto? Vabbè, vabbè, fa parte del fail e l'emozione. Ah, basta. Che dire? Ti voglio bene. Excadrill e codicini. E mi cado. Vedete che com'è? Vedete com'è? Vedete com'è? Dopo non vi preoccupate, le tengo bene in una bella bustina. Bustine quelle protettive, non questa, perché si distruggono abbastanza facilmente. Poi con la nostra bici e la forbice assolutamente non ha pietà. Passiamo ad una nuova bustina in cui troviamo Linun. Carino. Rayon. Zizagon. Oh che bella questa holo, una holo mezza full art di Sceptile, bellissima. Concludiamo così ragazzi il nostro box. Che bella, bellissima parte in generale, ma veramente bella anche questa carta. E poi mi sembra giusto concludere il box con ben 2 copie di Sceptile, che tra l'altro è uno dei miei Pokémon preferiti e il mio Pokémon a cui ero più legato, insomma, quando ero bambino, insomma, quando avevo Rubino, che ho appunto scelto il Trico all'inizio. Vabbè, invece di... ma questa è un'altra storia. Vabbè, allora ragazzi, invito a lasciare tanti bei pollici in su, mi raccomando. E vedremo adesso il box del mitico Kyogre, quello qui. Quindi vedremo altre 4 parti ragazzi. Quindi tra queste 4 e quello lì del box di Tidalstorm, come si chiama? Prima Clash, boh, non lo so. Non mi ricordo, comunque lo scriverò nel titolo giusto. E in totale sono 8 parti, come detto, da in totale 40 bustine e 200 carte. Quindi ragazzi, hai voglia e mi raccomando tanti bei like per questo sforzo economico e per tutto quello che mi ha trovato. Spero di avervi fatto collaborare un po', aver condiviso con voi questa gioia, per avervi fatto un po' conoscere queste carte. E mi raccomando, se vi piace, scrivete, commentate, mettete piace anche alla pagina Facebook e iscrivetevi anche al secondo canale ragazzi. Ciao ciao!